Buonasera. Buonasera a tutte, buonasera a tutti, soci degli Amici dei Musei, soci dell'Ateneo Veneto, cittadini di questa città sempre vivace a dispetto di tutto e di tutti. Benvenuti alla lezione inaugurale del consueto annuale corso di storia dell'arte. Il corso di storia dell'arte ormai da una trentina d'anni almeno viene organizzato in collaborazione, oggi si direbbe in sharing, tra gli Amici dei Musei, i Monumenti Veneziani e l'Ateneo Veneto. Negli anni questo corso è andato progressivamente avvicinandosi ai giorni nostri e oggi, sempre curato da Camillo Tonini, iniziamo un corso che veramente arriva fino all'altro ieri, se non a ieri. Un corso che ha un titolo evocatore, Il contemporaneo a Venezia nella seconda metà del Novecento, artisti, istituzioni e mercanti. Il secondo dopoguerra a Venezia è un momento particolarmente vivace, tra la Guggenheim e tutta un'altra serie, un altro mondo, un ampio mondo, di cui questa sera il professor Bianchi ci darà una sintesi parlando di una delle più grandi, più importanti realtà che si stavano non distante da qui, non distante da Campo San Fantin, la Galleria del Cavallino. E di questo appunto parleremo. E poi lascio la parola a Camillo Tonini che vi spiegherà meglio l'evolversi, la scansione di questi 5 incontri che andremo da oggi e fino ai primi di dicembre a scorrere assieme. Ma come, mi piace qui sottolineare come tuttavia qui non si parli solo di pittura in senso stretto, ma di arti figurative, ma per esempio anche di fotografia, anche di mostre, anche di esposizioni, perché la ripresa dell'arte passa anche attraverso i centenari, le riletture e soprattutto anche attraverso le esposizioni, che sono degli importanti momenti per fare degli studi critici e per riprendere in mano situazioni che sembravano desuete. Ecco, su questo ci interrogheremo grazie ai nostri ospiti, ma su questo credo che più di me possa darvi qualche lume maggiore il dottor Tonini, che ringrazio per la sua opera che sin da quest'estate si è mossa per avviare la prosecuzione di questo corso. Grazie. Bene. Grazie Presidente, il compito del curatore veramente arriva fino a questo punto, adesso rimane quello di presentare naturalmente i diversi relatori e un attimo il calendario. Il calendario prevede 5 incontri, voi capite che un periodo così fecondo di artisti e anche di istituzioni e di mercanti, in 5 incontri si riesce a accennare, in qualche caso ad approfondire delle problematiche, però naturalmente non possono essere assolutamente esaustivi di tutto quanto questa evoluzione che c'è stata, specialmente a Venezia. Mi piace, riprendendo anche un po' quello che ha detto il Presidente, insistere sul concetto di contemporaneo. Qua siamo tutti contemporanei. Il fatto che questa sera ci incontriamo qui, proprio anche secondo il termine, così come lo vogliamo prendere alla lettera, viviamo lo stesso tempo. E questa è una fortuna che ci capita, è un'occasione che ci capita, e naturalmente le persone che verranno citate durante questi incontri, i volti, molti di questi noi li conosciamo, li abbiamo incontrati fisicamente, cioè non stiamo parlando di persone che hanno una vita o hanno avuto una vita passata per la quale dobbiamo ricostruirla. Li incontravamo per strada, alcuni di queste persone sono stati maestri tutti quanti, così come sono stati maestri di Giovanni Bianchi, mi riferisco a Giuseppe Mazzariol, Lionello Puppi, Enrico Crispolti, Giuseppina Dal Canton, cioè sono persone che hanno fatto parte proprio della nostra formazione culturale, del nostro essere, in questo caso anche veneziani. È un concetto sul quale pregherei poi il professore di insistere, perché quando si parla di Medioevo e Rinascimento 1492, a ragione o a torto, è una data fatale che dice di qua siamo nel Medioevo e dall'altra parte siamo nel Rinascimento, evidentemente, o nell'età moderna, evidentemente non è così. Ma qual è il lasso di tempo nel quale dobbiamo intendere per l'arte contemporanea? Da dove parte l'arte contemporanea? Fin dove arriva? Insomma, questo credo che sia un concetto molto, molto labile, che ha delle, molte interpretazioni, e anche appunto nelle diverse altre probabilmente c'è chi lo intende in una maniera, chi in un'altra. Ma proprio per partire dal contemporaneo, io vorrei, permettetemi di leggere l'incipit di questo articolo che è venuto fuori sul Sole 24 Ore di domenica, quindi dell'altro giorno. È un articolo intitolato "Vendere bellezza, servono novità", è di Andrés Solimano. Incomincia così: in un mondo in cui ricchezza privata e finanza occupano uno spazio sempre più grande, l'eterna tensione tra l'arte come puro piacere estetico, aperto a tutti, e l'arte come investimento remunerativo sembra raggiungere il parossismo. Una parte non irrilevante della liquidità che circola nel mondo, grazie a politiche monetarie espansive, viene incanalata per acquisire opere d'arte di valore. Come in tutti i mercati, però, troppi soldi all'inseguimento di un'offerta limitata aumentano i prezzi, rendendo l'arte quasi inaccessibile al pubblico normale, che siamo noi. La disparità di reddito, a sua volta, ha segmentato il mercato dell'arte, e quasi il 65% delle vendite globali di arte è realizzato nella fascia alta del mercato, cioè opere che valgono oltre il milione di dollari. Poco più avanti, geograficamente, le vendite sono concentrate in tre paesi: Stati Uniti, Regno Unito e Cina. Due li abbiamo incontrati da sempre. La Cina sta arrivando adesso, e anche i russi, cioè, stanno comprando a man bassa, e naturalmente questo crea un innalzamento del mercato, che rappresentano circa l'80% delle vendite globali di arte, seguite da Francia, Svizzera e Germania. L'ascesa del mercato dell'arte cinese negli ultimi 2 decenni è stata impressionante. Allora la considerazione, e le considerazioni che chiedo a Giovanni Bianchi, che è professore di storia dell'arte contemporanea a Padova, all'Università di Padova, che è nato, cresciuto e sviluppato in una famiglia di artisti, di critici, di divulgatori d'arte, quindi da sempre lui ha sentito parlare d'arte nella sua famiglia, e che si è dedicato proprio a capire qual è il sistema dell'arte oggi. Tanto è vero che il titolo è "Il sistema dell'arte a Venezia, la lunga storia della Galleria del Cavallino, 1942-2003. Ecco, quello che ho letto oggi, Giovanni, quanto distante è dai primordi e poi dallo sviluppo della Galleria del Cavallino, di cui tra l'altro abbiamo presente in sala Gabriella Cardazzo, che ringraziamo per essere qui, e che ci ha portato la sua opera fotografica proprio sulla Galleria del Cavallino, "Il tempo del Cavallino". Ecco, è appena uscito, per i titoli per la Giorgio Cini, e quindi è un libro che magari presenteremo più diffusamente più avanti, ma che intanto segnaliamo al pubblico. A te, Giovanni. Bene, buonasera a tutti, sono così contento di parlare in presenza con un pubblico davanti, quindi con una possibilità anche poi di interagire. Rispetto a quello che ha detto il dottor Tonini, una parola che non viene nominata in questo articolo è cultura, ecco, che diciamo sta in realtà alla base. Io sono ancora convinto che chiaramente quando parliamo di arte ci deve essere anche un sostrato, una base di carattere culturale. Rispetto a quello che è stato così annunciato, oggi ripercorreremo la storia della Galleria del Cavallino, che è stato un luogo di cultura e non soltanto un luogo che presentava e vendeva opere d'arte. Inizio subito la storia della Galleria del Cavallino presentandola quasi con gli estremi anagrafici, cioè noi abbiamo a sinistra il catalogo della prima mostra della galleria tenutasi alla Galleria del Cavallino nel 1942 e a destra invece l'ultima mostra, la 1040esima mostra della Galleria del Cavallino tenutasi nel 2003 negli spazi di Santa Maria Formosa, perché nel 1994 la galleria, diciamo, che aveva la sua sede ormai storica in Frezzeria è stata sfrattata per dare spazio invece a un negozio, e dopo non so che cosa sia diventato adesso questo spazio. Interessante vedere come all'inizio abbiamo gli artisti vicini a Carlo Cardazzo, e quindi Campigli, Carrà, Cesetti, Marino Marini, chiaramente Romanelli, Rosai, Sironi e Tosi, e invece l'ultimo artista è Paolo Patelli, che espone al Cavallino, che è un artista legato invece alla generazione successiva della gestione della galleria, anche se la sua prima mostra la tiene nel 63, l'anno in cui Carlo Cardazzo scompare. Patelli poi terrà ben 8 mostre al Cavallino nel 66, nel 68, nel 71, 75, 78, 87, 93, un lungo elenco però per vedere come un artista legato alla galleria decide di presentare il suo lavoro a più riprese e la galleria gli offre la possibilità di mostrare al pubblico le sue opere. In questa occasione, in questa ultima mostra del 1040esima, il testo critico è di Dino Maragon, che scrive: in un'epoca di continui divorzi, abbandoni, dimenticanze, è bello vedere Patelli e la sua galleria ancora una volta insieme. E quindi questa, che è l'ultima mostra organizzata, diciamo, dalla Galleria del Cavallino, sancisce anche, come si può dire, un rapporto molto stretto tra la galleria e i suoi artisti. Però bisogna partire inizialmente definendo la figura di Carlo Cardazzo velocemente, perché Carlo Cardazzo che dà il via alla Galleria del Cavallino, ma che è Carlo Cardazzo che dà il via anche un'operazione di carattere culturale anche all'interno della città di Venezia. Carlo Cardazzo nasce nel 1908 e muore nel 1963, non ha una formazione di carattere artistico, lui fa le scuole tecnico-professionali, lavora per l'impresa edile del padre, e quindi un'azienda specializzata in lavori stradali e idraulici a Venezia, quindi il suo lavoro è un lavoro, diciamo, legato proprio, che non ha nulla a che fare, diciamo, con l'arte, però chiaramente è un lavoro che gli permette anche di avere una buona disponibilità economica, e qui torniamo magari a quello a cui hai accennato tu. La differenza dove sta? Che Carlo Cardazzo a un certo punto decide di investire i suoi soldi in opere d'arte, quindi diciamo che inizia a dimostrare il suo amore per l'arte iniziando a comprare delle opere d'arte. Infatti Carlo Cardazzo inizia il suo approccio con il mondo dell'arte come collezionista. Inizialmente è in contatto con Edoardo Moretti, che lo indirizza verso, diciamo, gli artisti lagunari, dopodiché incontra un pittore che era arrivato a Venezia per insegnare ed era assistente di Guidi all'Accademia, che è Giuseppe Cesetti. Con Giuseppe Cesetti Carlo Cardazzo instaura un rapporto molto stretto. Giuseppe Cesetti è colui che prende, diciamo, segue Cardazzo nelle sue scelte di carattere collezionistico. Innanzitutto gli dice di non orientare di non focalizzare la sua attenzione nell'ambito veneziano, ma ad aprirsi invece a un ambito di carattere nazionale e mettere su una collezione che abbia un ampio respiro. Cesetti chiaramente poi fa in modo che Cardazzo compri le sue opere, però devo dire la verità che Cesetti, pur essendo anche molto duro inizialmente, perché Cardazzo all'inizio si fida tantissimo di Cesetti, Cesetti però gli riesce a trovare anche delle opere molto belle, anche di qualità. Dopodiché, man mano che Cardazzo acquista anche maggior sicurezza, piano piano poi si allontanerà da Cesetti. La coppia, si parlava appunto di Camillo Tonini, delle persone che si incontravano a Venezia, quando giravano per Venezia si notavano, perché come vedete Carlo Cardazzo era piuttosto alto, Giuseppe Cesetti invece era piuttosto basso, per cui questa coppia un po' anomala che girava veniva sempre e puntualmente notata. Grazie all'azione soprattutto di Cesetti, che lo mette comunque, mette in contatto Cardazzo anche con le gallerie più importanti in quel momento, e soprattutto la Galleria Barbaru e la Galleria del Milione a Milano, e quindi è interessante perché questo rapporto, questa asse che si instaura tra Venezia e Milano poi avrà, vedremo, anche delle conseguenze molto importanti. Insieme a Cesetti, Cardazzo dà via proprio, dà vita a un movimento culturale, come vi dicevo, che da subito viene identificato con il cavallino. Ricordiamo che Cesetti era anche un pittore che amava dipingere i cavalli, quindi dietro forse la scelta di questa immagine c'è lo stesso Cesetti, anche se sembra che il logo, chiamiamolo così, del cavallino sia stato tracciato da Alberto Viani, a quale si dovrebbe anche ricondurre la grafica delle prime, dei primi cataloghi del cavallino. Questo è il cavallino che è inciso sullo stipite della casa in Calle dei Ragusei a Dorsoduro 3478, dove abitava Carlo Cardazzo. Perché dico dà vita a un movimento? Perché inizialmente Cardazzo inizia a collezionare le sue opere, però il sabato apriva la sua casa a possibili visitatori, e quindi c'era un cenacolo che di fatto si andava formando, e le persone che venivano invitati potevano vedere le opere di Cardazzo, che come collezionista amava poi tenerle in bella vista e quindi cercare anche di farle conoscere il più possibile. Quindi siamo molto lontani da un collezionista che compra le opere come investimento e le chiude magari in un caveau. Carlo Cardazzo no, non aveva questo spirito, un po' come anche Peggy Guggenheim, comprava le opere e voleva vivere accanto a queste opere, e quindi le esponeva questo è il suo salotto, e quando invitava le persone non soltanto si parlava d'arte, ma si ascoltavano anche dischi, quindi c'era una visione dell'idea dell'arte che non è soltanto arte figurativa, pittura, scultura o grafica, ma anche musica. Si ascoltavano appunto dischi, si leggevano anche brani di libri. Cardazzo mette su una biblioteca personale incredibile in questi anni qui, sempre sfidando anche l'autarchia, nel senso che molte opere che lui aveva erano opere di autori stranieri, quindi vietati, siamo sotto il fascismo, dobbiamo ricordarlo, e in una lettera a San Tommaso dice che ha comprato i Cahiers de Poche, scusate, Cahiers d'Art, che era la rivista più importante che veniva pubblicata a Parigi riguardo all'arte contemporanea. Quindi questo movimento del cavallino è un movimento culturale, quindi si parla, e ricordiamo tra l'altro anche l'interesse di Carlo Cardazzo per il cinema. Ricordiamo che nel 1932 parte il Festival Internazionale del Cinema a Lido, e quindi diciamo la Biennale Cinema, e da quel momento Cardazzo si entusiasma proprio sempre di più per il cinema, tanto che nel 1936 anche gira 2 film che sono Riflessi e Scene della strada. La sua collezione, e qui adesso scorriamo velocissimi, in modo veloce, alcune sue opere importanti, comprendeva Giorgio De Chirico, Il figliol prodigo, Carlo Carrà, L'ultimo bagnante. Cardazzo va alla ricerca, ma non riesce poi di acquistare un'opera di De Chirico del periodo metafisico, ma in quel momento non si trovavano più sul mercato, era diventato praticamente impossibile, prima che lo stesso De Chirico ne facesse altre, per sopperire a questa mancanza. E abbiamo De Chirico, e forse l'opera più metafisica, ma siamo nel 1938, è questa qui di Carlo Carrà. Abbiamo dei depisis bellissimi, e Cardazzo proprio ricorda che il primo dipinto importante della sua collezione è proprio un depisis, e con depisis poi, quando aprirà la galleria, instaurerà anche un rapporto molto stretto, assicurandosi parte della produzione di depisis che riguardava in particolare Venezia. Questa Natura morta con cestino di frutti è bellissima, e qui abbiamo proprio una foto di Carlo Cardazzo. Alle sue spalle c'è il De Pisis, e al fianco invece un'altra opera di Giorgio De Chirico, Cavalli in un paesaggio greco. ma questa idea un po' della classicità, vediamo che Carlo Cardazzo, come gusto anche proprio suo, artistico, poi si orienta verso anche atmosfere che possiamo definire più espressioniste da un certo punto di vista, quindi non manca Mario Sironi, uno dei più grandi artisti italiani proprio, e che ben rappresentato nella collezione di Cardazzo, Massimo Campigli, la famiglia Cardazzo, Giorgio Morandi. Cardazzo compra delle opere di Morandi, inizia a diventare collezionista di Morandi quando ancora Morandi non era, diciamo, riconosciuto come un grandissimo artista, quindi Cardazzo lavora anche d'anticipo e dobbiamo dire anche in questo caso grazie ai suggerimenti di Cesetti. Virgilio Guidi, quindi compra delle opere e presenta le opere di Guidi, che in questo momento è, diciamo, presente qua a Venezia con 3 mostre, giusto se non mi sbaglio, alla Bevilacqua alla Masa, nelle 2 sedi, e alla Cadoro. Giuseppe Cesetti, che non poteva mancare. Però dopo questo espressionismo compra Gino Rossi, il Bruto, in un momento anche qui in cui Gino Rossi era stato da poco rivalutato e riconosciuto. Gino Rossi poi morirà nel 1947 e in questi anni, siamo verso la fine degli anni 30, era chiuso in un sanatorio, però di fatto si erano tutti dimenticati di Gino Rossi. Scipione, La piovra, Scipione, Uomini che si voltano, e quindi qui emerge anche questo gusto proprio per l'espressionismo, quindi Cardazzo non fa una collezione di tendenza, fa una collezione che va da Campigli a De Chirico, Carrà, quindi diciamo quell'aspetto un po' di classicismo da un certo punto di vista, a una ricerca invece molto più forte e dura, espressionista, e proprio rappresentata da Scipione, ma dallo stesso Gino Rossi e da Sironi. Ho messo anche il disegno perché Cardazzo, ricordiamo, non collezionava soltanto dipinti, ma collezionava anche tantissimi disegni e tantissima grafica. Non solo, Cardazzo colleziona anche scultura, tra i primi anche ad apprezzare l'opera di Marino Marini, e quindi ancora prima, diciamo, dell'affermazione poi di Marino Marini anche alla Biennale di Venezia, Il pugilatore, la Pomona, ed è interessante, ci sono queste foto. Cardazzo a un certo punto, grazie a Gianfrancesco Malipiero, ha modo di raccogliere le sue opere al conservatorio, al Palazzo Marcello, e quindi queste foto che voi vedete sono in quel contesto, ed è interessante come questo collezionista gode delle opere con la vista, diciamo, quando le espone, non torna indietro nel suo salotto, ma poi la scultura gli piace anche proprio toccarla, nel senso che c'è anche questo aspetto quasi un po' quasi Pigmalione con questa Pomona di Marino Marini. Una delle sue opere più amate era Il cavallino di Marino Marini, e anche qui si è fatto fotografare appoggiato, ma chiaramente poi era legato a tutto questo movimento che vi sto dicendo di cultura. Donna al sole di Arturo Martini, la terracotta del 1930, Cardazzo ha un bronzo del 1933 e anche qui, quando può, si siede accanto. L'opera più importante però della sua collezione, quella a cui lui era più legato, è l'Amedeo Modigliani, Il ritratto della signora Meunier del 1918, un'opera importante che aveva fatto parte tra l'altro della collezione Gualino ed era stata esposta alla Biennale del 1930. Cardazzo, quando la compra anche per un prezzo piuttosto alto, è felicissimo perché considera quest'opera il capolavoro della sua collezione. Già dal 1938 iniziano a uscire sulla stampa articoli che fanno conoscere la collezione di Cardazzo. Nel 1941 lui ha la possibilità di mostrare la sua collezione alla Galleria di Roma a Roma. La Galleria di Roma era la galleria del sindacato fascista Belle Arti. Lo ricordo perché? Perché in questa occasione, nel 1941, Cardazzo non può esporre l'opera di Amedeo Modigliani perché appunto è artista ebreo, e quindi per le leggi sulla razza promulgate nel 1938 c'era il divieto assoluto di presentare opere di artisti ebrei, e lui questo chiaramente ci rimane malissimo, nel senso che è l'opera che lui considera più importante, vorrebbe andare oltre questo aspetto, diciamo così, della razza e considerare l'arte per quello che è, cioè qualità artistica, ma in questa occasione siamo nella galleria del sindacato fascista Belle Arti, non c'era proprio possibilità. Però espone la sua collezione a Roma nel 1941 e quindi, diciamo, inizia a farsi conoscere a livello nazionale come collezionista. Sempre nel 1941 Tra l'altro partecipa a una mostra molto importante voluta da Bottaia a Cortina dedicata alle collezioni d'arte contemporanea. Lui spera di vincere il primo premio, invece il primo premio non lo vince, vincerà il secondo premio, perché il primo premio lo vince Alberto Della Ragione, che era un altro grandissimo collezionista. Contestualmente, prima di arrivare all'apertura della galleria, nel 1935, anche se voi vedete riportato il 1934, ma poi di fatto il volume viene pubblicato nel 1935, iniziano anche le edizioni del Cavallino. Le edizioni del Cavallino sono un altro aspetto sempre legato alla cultura, quindi Carlo Cardazzo non solo colleziona opere, condivide la sua passione per l'arte e quindi crea un cenacolo che proprio lo definisce il movimento del cavallino, proprio col cavallino inciso sullo stipite della porta, ma inizia anche un'attività come editore, quindi mostrando e esplicitando anche il suo amore per il libro. Le collane che lui avvia sono parecchie, nel senso che nel 1935 prende l'avvio la collana dell'arte con un testo dedicato a Cesetti, ma questo era inevitabile. Sono volumi che lui pubblicava a sue spese e quindi dava pochissime copie che poi lui distribuiva alle persone che considerava amanti dell'arte, ed era anche un modo per farsi conoscere tramite questa azione. Nel 1935 c'è la collana arte, nel 1937 la letteratura italiana, nel 1943 la letteratura straniera, 1944 amatori del libro e 1945 invece la collana dedicata alla musica. Questa attività di Carlo Cardazzo come editore verrà continuata poi da Paolo e Gabriella, nel senso che quando loro prenderanno nel 1966 in gestione la galleria, continueranno ad essere pubblicate le edizioni del Cavallino, ci saranno i Cahiers de Poche che partono nel 1964 e l'ultimo del 1981, poi ci sarà la collana nel 1969 Libri Oggetto e nel 1992 la Biblioteca del Disegno e nel 2007 Cinema, Televisione e Musica. Se la Galleria del Cavallino inizia la sua attività nel 1942 e la termina nel 2003, le edizioni del Cavallino iniziano nel 1935 e finiscono nel 2010, che è l'anno in cui la casa editrice chiude. Queste sono soltanto le copertine di alcuni tra i moltissimi libri pubblicati per le edizioni del Cavallino. Qui abbiamo proprio soltanto tre esempi. Interessante, nel 1938, prima ancora della promulgazione delle leggi sulla razza, Cardazzo fa uscire un volume dedicato a Modigliani, scritto da Luigi Bartolini, e qui subito sottolineiamo come Cardazzo amava anche invitare i poeti e gli scrittori a scrivere degli artisti. Non credeva molto nella critica d'arte. Leggo qui proprio un'affermazione di Cardazzo che dice che crede poco agli storici che praticano una critica d'arte erudita. La loro funzione, dato che arrivano sempre in ritardo, è difficilmente utile ad orientare il pubblico e gli amatori. Ma piuttosto Cardazzo crede di più all'intuizione dei critici letterati come Gatto, Carieri, Sinisgalli, che già negli anni di incomprensione generale per la pittura contemporanea italiana hanno coraggiosamente appoggiato i veri valori. Quindi lui è convinto che il poeta sia in grado di contemporaneo, sia in grado più del critico, soprattutto dello storico che arriva sempre dopo, deve aspettare un periodo di tempo prima di dare un giudizio sull'opera d'arte, sono quelli invece, i letterati, i poeti, sono quelli che condividendo una passione per il contemporaneo, una vita contemporanea, uno sguardo sul contemporaneo, sono le persone più adatte a interpretare anche l'opera d'arte da un punto di vista critico. Interessante per la letteratura appunto italiana, noi abbiamo Leonardo Sinisgalli, e poi abbiamo, e qui è interessante, le poesie di Renato Mucci con i disegni di Franco Gentilini. Spesso anche le poesie vengono accompagnate da disegni, cercando di unire, diciamo, la parola all'immagine, e qui dobbiamo ricordare che però Renato Mucci ha anche un ruolo politico molto importante, perché di fatto Renato Mucci era il capo di gabinetto di Giuseppe Bottai. Quindi Cardazzo in realtà anche tramite questa azione come editore inizia anche a avvicinarsi a personaggi importanti anche all'interno dell'entourage politico e soprattutto, diciamo, in quelli che gravitavano attorno al ministro della pubblica istruzione, che in quel momento era appunto Giuseppe Bottai. Dobbiamo ricordare tra le edizioni, queste prime del Cavallino, quella che Cardazzo poi amava ricordare proprio, che come la pubblicazione che dava proprio lo spirito della galleria del movimento del cavallino, il numero unico del cavallino. In questo caso Cardazzo segue proprio lui in prima persona la stampa di questo volume, che è un volume piuttosto corposo, un volume che doveva essere poi presentato a Benito Mussolini, e quindi anche in questo caso Umberto Saba, poeta ebreo, non viene incluso tra gli autori. Cardazzo lo voleva inizialmente, ma anche qui il volume doveva essere portato ufficialmente, presentato ufficialmente a Benito Mussolini, quindi assolutamente non si poteva mettere Umberto Saba. Che cosa fa in questo volume Cardazzo? Veramente vuole dare l'idea di che cosa lui intende per arte, arte a 360 gradi, nel senso che qui lui unisce la letteratura all'arte vera e propria, per cui lui invia anche alcune poesie. Qui abbiamo la fonte di Giuseppe Ungaretti, e chiede ai suoi artisti, gli artisti che aveva collezionato, che stava collezionando e con cui era in contatto, di fare dei disegni apposta per sposarsi, per accompagnare visivamente le parole, per cui noi abbiamo questo bellissimo disegno di Campigli, proprio datato 1940, che accompagna la poesia di Ungaretti, Fonte, e quindi voi potete vedere benissimo come in questo caso solo il titolo della poesia e l'immagine di Campigli sono strettamente collegati. Oppure voi vedete a sinistra Cesetti che fa un disegno che contorna una poesia di Montale, e quindi in questo caso proprio c'è una compresenza proprio tra parola, segno che diventa parola, e segno che invece è disegno, nel vero senso della parola. Mi sto ripetendo, ma è questa l'idea. E in mezzo a tutto questo ci sono anche le immagini delle opere della collezione Cardazzo, e poi inserisce anche, ad esempio, degli spartiti musicali, e questo è uno spartito di Gianfrancesco Malipiero, e quindi con un'attenzione anche aspetto musicale, che vi dicevo comunque Cardazzo aveva grande interesse anche per la musica. Arriviamo al momento dell'apertura della galleria. Quando Cardazzo apre la sua galleria il 25 aprile del 1942, non è chiaramente un personaggio sconosciuto nel mondo dell'arte contemporanea, e anche a livello nazionale. Abbiamo visto che nel 1941 aveva presentato la sua collezione a Roma, aveva partecipato anche a questa grande mostra Cortina, organizzata da Rimoldi, proprio sui collezionisti d'arte contemporanea, e aveva già contatti con il mondo politico, e quindi quando lui apre la galleria, l'apertura della galleria appare proprio come un'apertura ufficiale. Qui vedete l'invito, doveva venire Giuseppe Bottai, poi non ci sarà, ma all'apertura della galleria erano presenti Vittorio Moschini, che era sovrintendente alle Regie Gallerie, in sostituzione e in rappresentanza di Bottai. Arriva Carlo Anti, che era il rettore di Padova in quegli anni e che aveva promosso anche lì una grande azione legata all'arte per dotare sia il Bo che il Liviano di opere d'arte. E poi c'era anche Romolo Bazzoni, che era il direttore amministrativo della Biennale. Quindi quando Cardazzo apre la galleria nel 1942 è un'apertura di carattere ufficiale, ma Cardazzo sa perfettamente che in quel momento siamo, ricordiamolo, nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, c'era bisogno comunque di un appoggio politico. La galleria, anche qui si apre un altro capitolo molto importante, perché la galleria è ricavata negli spazi dell'ex caffè orientale in Riva degli Schiavoni, quella è la prima sede della Galleria del Cavallino, e Carlo Cardazzo chiama un giovane architetto a sistemare la sua galleria, un architetto che di fatto aveva lavorato fino a quel momento soprattutto come designer del vetro a Murano per Venini, no? E questo è uno dei suoi primi interventi importanti, ed è Carlo Scarpa. Carlo Scarpa viene contattato da Carlo Cardazzo, e Carlo Scarpa sistema la prima sede e anche poi la seconda sede della Galleria del Cavallino. Ed è interessante perché siamo nel 1942, abbiamo già degli elementi tipici proprio di Scarpa, questo sorto di leggio che sporge dal muro. La Galleria del Cavallino, la prima sede in Riva degli Schiavoni, non è una galleria di vetrina, la vetrina è quella che vedete, era uno spazio molto piccolo dove veniva presentato, diciamo, il manifesto fatto spesso a mano che annunciava la mostra. La galleria poi si sviluppava all'interno C'era questo stretto corridoio che portava poi in una sala più ampia. Carlo Cardazzo chiede subito che in galleria ci sia anche la possibilità di esporre della grafica e anche di esporre dei libri, perché chiaramente vuole portare e sta portando avanti anche la sua attività come editore. C'è chi ha notato, secondo me giustamente, che Carlo Scarpa nel progettare la Galleria del Cavallino un po' si ispira quasi a Venezia. C'è un piccolo campiello d'entrata, c'è una calle molto lunga per arrivare invece, poi questo è uno dei disegni di Carlo Scarpa, nel grande salone, che è quindi una sorta di piccolo campo. E quindi qui Carlo Scarpa tra l'altro può utilizzare anche quello che lui amava sopra ogni cosa, che era la luce naturale, perché il salone era molto ampio e aveva due lucernai che portavano anche la luce dall'alto, quindi Carlo Scarpa studia sì la luce anche, diciamo, artificiale, quindi è lì molto attento a studiare proprio i punti luce, però dopo può anche usare e sfruttare la luce naturale, che è quella che secondo lui era la luce più adatta per presentare le opere d'arte. Carlo Scarpa continua poi comunque a collaborare con Carlo Cardazzo, non fa solo il progetto poi sparisce, perché cura anche molto spesso gli allestimenti delle mostre della Galleria del Cavallino. Questo ne è un chiaro esempio, questa è la mostra di Marino Marini nel 1945 e a destra abbiamo proprio un disegno, uno schizzo di Carlo Scarpa che studia proprio una base per presentare questo cavallino quasi sospeso, un'idea che aveva già sperimentato con La donna che nuota sott'acqua nel 1942 di Arturo Martini quando la presenta alla Biennale di Venezia. La mostra però più importante, se comunque nell'aprile del 1942 viene inaugurata la Galleria del Cavallino, sicuramente la mostra è questa del giugno del 1942. Perché? Perché chiaramente ogni galleria a Venezia poi segue puntualmente anche l'andamento della Biennale. La Biennale del 1942 è l'ultima Biennale prima della pausa della guerra, riprenderà poi la sua attività nel 1948 e nel giugno del 1942 Cardazzo organizza questa mostra che molte persone andranno a visitare, nel senso che molti anche tornando dalla Biennale andranno in galleria e poi scriveranno che hanno visto delle opere molto più belle nella galleria di Carlo Cardazzo che alla Biennale stessa. Perché metto quest'opera? Perché qui, questo invito? Perché qui Cardazzo si prende una piccola rivincita rispetto al 1941. Se voi guardate l'elenco degli artisti che venivano presentati, abbiamo Campigli, Carrà, Cesetti, De Chirico, De Pisis, Funi, Guidi, Marussi, quindi artisti che comunque lui aveva collezionato. C'è un vuoto, Morandi, Rosai, Scipione, Sironi, Soffici, in quel vuoto chiaramente doveva cadere il nome di Modigliani. Che lui espone in galleria, un po' sfidando, diciamo, le regole imposte dal regime fascista. Però è interessante che in questo invito quel vuoto pesa molto di più della parola scritta, perché proprio in questa sequenza, e tutti sapevano che Cardazzo aveva un Modigliani, tutti sapevano che era esposto in galleria, lui non poteva esplicitarlo in modo così evidente attraverso l'invito, però lascia quel vuoto che va a riempire poi in un vuoto che non è un vuoto, perché è soltanto uno spazio dove ognuno metteva e collocava proprio il nome che doveva andare lì. Le mostre che organizza Carlo Cardazzo, come vi dicevo, c'è questa idea, chiaramente lui cambia il suo ruolo da collezionista a gallerista, quindi cambia anche il suo ruolo con l'opera d'arte. Prima la comprava, adesso per ridurla proprio deve iniziare a venderle le opere. Però Carlo Cardazzo considera la Galleria del Cavallino un po' come il suo salotto inizialmente, cioè un luogo di cultura. Organizza delle mostre molto particolari, questa del 1943 di Renato Giani, Il gioco del paradiso, dove vengono presentate pitture e disegni di letterati italiani. Ancora una volta vuole un po' mischiare le carte, allora invita sì gli scrittori a presentare gli artisti, però poi anche presenta le opere degli scrittori o dei critici, cioè dei letterati proprio, che si dilettano anche nel fare delle opere. Tra le opere esposte ne abbiamo dei disegni di Alberto Moravia o dei disegni di Giuseppe Marchiori, chiaramente un grandissimo scrittore e un critico militante all'epoca che operava a Venezia. Anche in questo caso noi abbiamo questo allestimento che porta la firma di Carlo Scarpa con questi leggi particolari. Per dirvi come Cardazzo intendeva proprio usare lo spazio della galleria, qui noi abbiamo appunto come in galleria organizza degli incontri. Questo è Carlo Betocchi, che nel gennaio del 1945 parlerà di Cardarelli, Ungaretti e Montale. Quindi lo spazio della galleria non serve, non viene utilizzato solo per presentare opere d'arte, per presentare delle mostre, ma sono anche organizzati degli incontri dedicati ad esempio alla letteratura, e noi abbiamo visto anche quanto Cardazzo teneva alla letteratura. Nel 1945, quando nel 1943 parte la collana letteratura straniera, nel 1945, proprio all'indomani della liberazione, Carlo Cardazzo subito fa uscire anche, veramente anticipando i tempi, perché in Italia del surrealismo in realtà si sapeva pochissimo. Quando la Guggenheim arriva nel 1948 con le sue opere di Max Ernst, nessuno sapeva quasi chi era Max Ernst, sembra quasi incredibile, ma erano in pochi a saperlo. Lo stesso Argan, che presenta la collezione Guggenheim in catalogo, non spende una parola su Max Ernst, suscitando le ire proprio di Peggy Guggenheim. Carlo Cardazzo pubblica nel 1945 il primo manifesto del surrealismo, poi chiede a Mario De Luigi di fare la copertina per i canti di Maldoror del conte di Lautremont, che è quindi, diciamo, uno dei testi amati proprio dai surrealisti. La collana musica, soltanto velocissimamente, 1945, questo per vedere come ha operato anche poi Paolo Cardazzo. Nel 1945 esce questo volume dedicato a Stravinsky, introdotto da un testo di Gianfrancesco Malipiero. Allora, non solo i letterati che scrivono degli artisti, ma in questo caso un musicista che scrive di un altro musicista, no? È interessante perché nel 1999 Paolo Cardazzo lo ripubblica, questo volume ormai introvabile, e chiede a Claudia Ambrosini di scrivere un testo di presentazione, per cui abbiamo un rinnovarsi di questa tradizione. Abbiamo Claudia Ambrosini che parla di un testo scritto da Gianfrancesco Malipiero e dedicato a Stravinsky. Voi capite come anche qui questa idea di portare avanti la cultura e aggiornare la cultura anche verso il contemporaneo non viene mai meno. Dopo si incontrano anche, questo è l'incontro tra Igor Stravinsky e Francesco Malipiero alla Galleria del Cavallino nel 1958 in occasione della mostra delle opere della moglie di Stravinsky, Vera Stravinsky. Cambia sede poi nel 1947 la Galleria del Cavallino e nel 1949 noi abbiamo sempre Carlo Scarpa che interviene nel progetto e risistema gli spazi della galleria. Siamo in zona Frezzeria, poi la galleria cambierà ancora 2 o 3 volte sede per poi, diciamo, stabilirsi in quella sede che fino al 1994 rimarrà la sede di riferimento, che poi appunto dovrà essere dismessa perché di fatto c'è stato uno sfratto, bisogna dirlo, nel senso che la politica della città, quindi noi stiamo parlando di un luogo di cultura, ha lasciato il passo a quello che non è un luogo di cultura, ma è un luogo invece prettamente dedicato al commercio. Sempre per soltanto ricordare il rapporto con Carlo Scarpa che continua nel tempo, nel 1950 Carlo Cardazzo gli commissiona il Padiglione del Libro. Anche qui si apre un'altra parentesi sul rapporto Venezia e opere d'arte. Padiglione del Libro incredibile, un'architettura veramente modernissima nel 1950, il padiglione poi brucia nel 1984, nei primi anni 80 era già andato un po' in degrado e non viene più ricostruito. Paolo Cardazzo poi pubblicherà proprio un volume dedicato a Carlo Scarpa, incentrato sul Padiglione del Libro. Ci sono tutti i progetti, ci sono tutti i disegni, c'era la possibilità di ricostruirlo per usare, visto che siamo vicino alla Fenice, dov'era e com'era, ma invece non c'è stata questa volontà, per cui del Padiglione del Libro rimangono soltanto delle foto, tra cui queste bellissime, che ci danno però la possibilità di rivedere questo edificio. Mostre organizzate al Cavallino che ridefiniscono proprio lo spazio della galleria, ricordiamo quella di Matta nel 1954, quindi con un'apertura di carattere internazionale, e soprattutto poi quella di Mattier nel 1959 che interviene proprio, si fa mettere queste tele sulle pareti della galleria e poi interviene con un'azione di fatto performativa e realizza lì i suoi dipinti, tra cui questo, che è la battaglia di Lepanto, appunto bellissimo, del 1900, dove mantengono questa carica. Allora in quel caso abbiamo proprio la galleria che diventa anche una sorta di laboratorio, quindi non soltanto luogo di incontro, ma rientriamo comunque nel modus operandi di Georges Mathieu, che interviene direttamente nello spazio, direttamente sulla tela. I rapporti con altri, diciamo, personaggi importanti della cultura a Venezia, chiaramente non poteva mancare un rapporto con Peggy Guggenheim, no, è che qui presente proprio la mostra di Mathieu. Per Peggy Guggenheim Carlo Cardazzo pubblica nel 1956 Una collezionista ricorda, che è la prima pubblicazione in italiano di quel testo che poi diventerà Una vita per l'arte, pubblicato per la Rizzoli però dai primi anni '80 in italiano, e questa è la prima, diciamo, un'edizione anche ridotta, però anche in questo caso Carlo Cardazzo non si lascia sfuggire l'occasione di pubblicare in questo caso prima di tutti le memorie della Peggy Guggenheim, e abbiamo anche proprio uno scambio, se soltanto così emblematico, tra Peggy Guggenheim, che inizia ad apprezzare le opere di Edmondo Bacci, chiaramente uno degli artisti della Galleria del Cavallino, e noi abbiamo comunque Carlo Cardazzo che non manca di cogliere anche lui l'occasione nel 1950, dopo che la Guggenheim aveva organizzato al Museo Correr una mostra dedicata a Pollock, lui al Naviglio nell'ottobre del 1950 organizza una mostra, una delle prime organizzate in una galleria privata in Europa, dedicata a Jackson Pollock. E abbiamo questo scambio e abbiamo ancora una volta una grandissima intuizione di Carlo Cardazzo, perché per far funzionare le cose poi bisogna avere anche delle buone intuizioni. E Carlo Cardazzo in alcune sue memorie, un'intervista, ricorda che questo è stato l'episodio che più lo ha ferito, perché lui aveva invitato i suoi collezionisti a comprare delle opere di Pollock, non lo hanno ascoltato perché lui di fatto non vende nulla, e da lì a poco Pollock invece inizia a valutarsi da un punto di vista proprio di ritorno economico. Gli ha detto: se i miei collezionisti si fossero fidati di me avrebbero fatto un investimento incredibile, perché avrebbero, diciamo, comprato delle opere che da lì a poco si sarebbero triplicate, se non di più, di valore. E quindi chiaramente c'è anche questo aspetto commerciale, però è interessante vedere che Cardazzo tra l'altro invita a fare un buon affare, ma diciamo intuendo le potenzialità di questo artista che nel 1950 ancora in Europa era praticamente sconosciuto. Da lì poi inizia comunque un rapporto anche di interesse per l'arte americana, questo è insieme a Franz Klein, quindi un altro esponente dell'espressionismo astratto, siamo nel 1958. Qui è per vedere come continua comunque sempre un legame con la tradizione, attraverso questa fotografia noi abbiamo Carlo Cardazzo, Giorgio De Chirico, e alle loro spalle c'è un'opera di Cy Twombly, e quindi diciamo abbiamo una tradizione rappresentata da Giorgio De Chirico e invece una novità assoluta sul fronte della ricerca segnica, no? Che è rappresentata da Cy Twombly, che oggi è considerato chiaramente uno degli artisti più importanti, collezionato e proposto in galleria da Gagosian, quindi diciamo uno dei galleristi più importanti e potenti del momento, che ha Jeff Koons ma anche Cy Twombly. Carlo Cardazzo apre la Galleria del Cavallino nel 1942, ricordiamo che nel 1946 apre la Galleria del Naviglio, e dal 1955 al 1960 ha una galleria anche a Roma, la Galleria Selecta, insieme a Vittorio Del Gaizzo, e quindi diciamo per un periodo ha tre gallerie in tre città fondamentali per l'arte contemporanea: Venezia, che utilizza poi diciamo soprattutto in occasione della Biennale in particolare, Milano, che invece era il centro proprio di vivo per quanto riguardava la ricerca, e Roma, che in quegli anni ha un asse fortissimo con gli Stati Uniti, e quindi è un'azione molto importante. Le edizioni del Cavallino, la stamperia del Cavallino. Per dirvi poi anche questo rapporto con Roma, porta ad esempio a esporre le opere di Mimmo Rotella nel 1957 al Cavallino, e quindi entrare in contatto anche con tutta una ricerca che era quella legata al nouveau realisme, al décollage, e quindi uno sviluppo diciamo europeo di alcune ricerche che potevano trovare il loro corrispondente nel New Dada e poi nella pop art americana. La galleria diventa poi, quella del Naviglio, un centro propulsore dello spazialismo, in particolare il rapporto con Fontana. Qui vado veloce, però nel 1949 viene allestita in galleria l'ambiente spaziale, e quindi tutto lo spazio della galleria al Naviglio diventa un'opera d'arte e dà vita al movimento spaziale. Il movimento spaziale vede anche consolidarsi l'asse, se vogliamo, Milano-Venezia, vengono stilati dei manifesti che vengono firmati da artisti milanesi e da artisti veneziani. Qui noi abbiamo la copertina della mostra Arte Spaziale del 1952, dove abbiamo Fontana che dirige un po' questo segno, questa sorta di matassa, dove va a unire Ioppolo, Carozzi, Peverelli, Crippa, De Luigi e Dova. L'arte spaziale viene proprio lanciata da Lucio Fontana, il centro propulsore è il Naviglio, poi la Galleria del Cavallino, e poi si propongono mostre anche in altri spazi. Fontana è un artista molto legato a Carlo Cardazzo. Carlo Cardazzo pubblica anche una monografia dedicata a Fontana nel 1953 e una nel 1958, presenta le ceramiche nel 1957 e nel 1958, qui avete una foto di Ugo Mulas, bellissima, dove vediamo Carlo Cardazzo mentre Lucio Fontana sta dando l'ultimo ritocco a un'opera, e nel 1958 Fontana aveva una grande sala alla Biennale di Venezia, nel 1958 viene anche scritto l'ultimo manifesto spazialista. Cardazzo nella sua, come si può dire, volontà di promuovere la cultura anche attraverso altri mezzi, stampa tantissimi foulard, tra cui anche questo dedicato a Lucio Fontana. L'unione tra Milano e Venezia fa sì che si incontrino anche gli artisti, allora gli artisti che lui propone soprattutto per quanto riguarda gli spaziali milanesi sono Lucio Fontana, ma poi Gianni Dova e Crippa, e qui abbiamo anche un giovanissimo Tancredi tra l'altro. E sul fronte veneziano abbiamo anche lì gli artisti spazialisti, cui tre più importanti, sicuramente per la ricerca proprio più legata a una tradizione veneziana del colore, della macchia, eccetera, quindi molto diversa rispetto a questa che veniva portata avanti dai milanesi più giovani, tra l'altro anche come generazione. Allora abbiamo Edmondo Bacci, Gino Morandi e Mario De Luigi. Quindi noi abbiamo anche una... creare questa promozione anche di artisti e questi scambi tra Milano e Venezia che saranno chiaramente molto importanti. Dopodiché Cardazzo si concentra su tre artisti che lega a sé con contratto, sono Capogrossi, Gentilini e Scanavino, così va a coprire, diciamo, tre possibilità anche di collezionista. Capogrossi chiaramente per quanto riguardava una ricerca astratta, no? E quindi un astrattismo particolare e anche, se vogliamo, che si risolve in superficie con questa immagine iconica che torna di questa sorta di forchettone, come veniva chiamato, che diventa un modulo ripetitivo e ripetuto, ma anche con un effetto, se vogliamo, quasi, tra virgolette, decorativo, ma importante, perché comunque è un astrattismo che non coinvolge, diciamo, da un punto di vista emotivo, e quindi un astrattismo che però poteva interessare moltissimo in quegli anni. Franco Gentilini invece, qui abbiamo la monografia che pubblica il Cavallino con uno scritto di Alberto Moravia, tornando sempre a quel rapporto tra scrittura, scrittori e artisti, invece rappresentava una ricerca sul fronte del figurativo moderna, che poteva quindi soddisfare chi voleva ancora delle opere o si sentiva legato ancora al figurativo. Scanavino invece rappresentava quella ricerca gestuale, segnica, più drammatica e più profonda rispetto chiaramente all'astrattismo proposto da Capogrossi. Quindi, scegliendo questi tre artisti, Cardazzo un po' anche mostrava i suoi interessi e anche cercava di soddisfare i possibili interessi di tre anche tipologie diverse di collezionista. Questo è Cardazzo nel suo magazzino, questa è la casa di Cardazzo negli anni 60 a Milano. Interessante vedere il cambio, se prima avevamo alla fine degli anni 30 De Chirico, De Pisis, Carrà, eccetera, abbiamo ancora De Chirico, però abbiamo Capogrossi, Dubuffet, Arp, Fontana a arredare il nuovo salotto. Con Dubuffet poi lui ha anche un rapporto particolare, e perché pubblica nel 61, sempre per le edizioni del Cavallino, anche dei dischi, e quindi passa da un interesse per la musica a livello di scrittura a un interesse proprio di pubblicazione anche di dischi, e il testo di Beniamino Dal Fabbro. E questo poi anche Asger Jorn, questo ritratto di Cardazzo. La stamperia, che parte nel 1943 col maestro Giuseppe Rosa, che cura le prime litografie di Campigli e anche di De Pisis, quindi anche un'azione e una promozione della grafica. I foulard, l'abbiamo già detto, anche quello è un altro aspetto molto importante per proporre anche un modo diverso di intendere l'arte. I cahiers de poche, quello del 66 di Fontana, incredibile, tutte le pagine dorate e bucate, quindi con questa idea di un libro che diventa una sorta di libro oggetto scultura che va aperto e letto e non va letto, va guardato. Alla morte di Cardazzo nel 63, le redini della galleria per un breve periodo vengono prese da Renato Cardazzo, che comunque gestiva la galleria a Venezia quando Carlo si trovava a Milano. E poi dal 66 la galleria viene presa in gestione da Paolo Cardazzo e da Gabriella Cardazzo fino all'87. Questo è Paolo Cardazzo con Carlo Cardazzo, questo invece è un ritratto di Gabriella Cardazzo fatto da Patrick Proctor nel 1975. Questa è la sede, diciamo, storica del Cavallino, almeno fino al 1993. Ricordiamo che Paolo Cardazzo nasce nel 1936 e muore nel 2011, quest'anno sono 10 anni che è scomparso Paolo Cardazzo e devo dire la verità che la città di Venezia è passato, cioè, sotto silenzio, nessuno ha veramente ricordato questa figura che è stata importantissima per la cultura della città e per mantenere, perché Paolo e Gabriella continuano, hanno un'eredità molto importante da portare avanti e quella è l'eredità che ha, è l'indirizzo che aveva già dato Carlo Cardazzo, quindi non è un'impresa facile portare avanti e arrivare e adattarsi anche ai nuovi tempi e quindi noi abbiamo inizialmente un interesse per l'arte giapponese, questo forse più indicato da Renato Cardazzo che aveva una particolare attenzione, però nel 66 viene organizzata questa importantissima mostra dedicata all'arte giapponese e sempre nel 66 ricordiamo che sempre davanti al padiglione del libro c'era un piccolo spazio dove venivano organizzate delle mostre e questa è Yayoi Kusama, no, che poi chiaramente diventerà un'artista famosissima e importantissima, che qui invece era un po' agli inizi della sua carriera, che appunto organizza il Narcissus Garden. Inizialmente l'attenzione di Paolo e Gabriella si indirizza in particolare verso l'arte optical, anche verso una pittura di carattere analitico e noi abbiamo quindi mostre dedicate a Julio Le Parc. Ricordiamo che nel 66, scusate, questo è Raffaele Soto, ricordiamo che Julio Le Parc nel 66 vince il premio alla Biennale di Venezia, quindi diciamo l'arte cinetica programmata, optical, diventa un punto di riferimento per seguire la contemporaneità per quanto sul fronte della pittura, anche non solo, lo dico perché un'altra mostra importante è questa del 68 dedicata a Vasarely, quindi diciamo siamo in quest'ottica. Però diciamo sarà proprio verso la fine degli anni 60 e nei primi anni 70 che si definiscono gli interessi di Paolo e Gabriella Cardazzo. Abbiamo quindi un interesse per l'arte optical, sì, ma un'attenzione poi anche per gli artisti del nord-est e quindi della Jugoslavia in particolare, no? E quindi noi abbiamo anche questa presenza che poi è anche ricorrente, ma questo è soltanto un esempio di Miroslav Šutej che nel 68 presenta queste opere che appunto mostrano come anche sul fronte le grandi novità e una ricerca di grande interesse arrivava dal nord-est e la capacità di Paolo e Gabriella è proprio quello di rivolgere già lo sguardo verso quell'orizzonte. Julio Le Parc, ma non mancano i grandi maestri come Hans Hartung nel 1970 oppure gli artisti del gruppo Cobra nel 71, ma un interesse anche per la grafica e un interesse anche per l'arte americana e questo è soltanto così in modo esemplificativo la mostra dedicata all'opera grafica di Robert Indiana del 1971. Negli anni 70 proprio si definisce con chiarezza, ricordiamo che poi come Carlo Cardazzo aveva stretto rapporti con la Galleria del Milione, la Galleria di Barbaru, prima poi di andare anche lui a Milano, anche Paolo e Gabriella hanno dei rapporti con gallerie molto importanti come la Cyrus Gallery di Los Angeles, proprio era una delle gallerie, è una delle gallerie più importanti proprio sul fronte della grafica e anche ad esempio un rapporto molto stretto con Richard De Marco e quindi con tutto il mondo anglosassone, con la Richard De Marco Gallery, con un rapporto anche lì di scambio e non solo. Interesse per anche artisti che arrivano appunto dal mondo anglosassone come Patrick Proctor, che è un giovanissimo artista ancora da riscoprire ma di un valore pari a quello di David Hockney, però molto meno conosciuto. E partiamo poi anche negli anni 70, l'interesse principale poi della Galleria del Cavallino, almeno fino ai primi anni 80, si focalizza anche sulla videoarte, sul videotape. Abbiamo gli incontri organizzati a Motovun da Paolo Cardazzo, sempre in collaborazione con la Galleria d'Arte Moderna di Zagabria, ma anche con la Galleria Likovna all'inizio, il Museo Etnografico di Pasino, importanti perché cioè, proprio erano quasi dei ritiri, non so se spirituali, comunque c'era una collaborazione diretta tra artisti italiani selezionati da Paolo Cardazzo e artisti jugoslavi che lavoravano assieme. Proprio durante anche questi incontri si manifesta sempre più questo interesse per il video e nel 74 viene organizzato quello e realizzato quello che viene considerato il primo video del Cavallino, che è Da 0 a 0, che vede come protagonisti proprio lo stesso Paolo Cardazzo, in questo caso artista, insieme a Peggy Stuffi e Guido Sartorelli. I videotape del Cavallino, dal 74 all'82 la Galleria del Cavallino diventa un laboratorio, quindi torna a questo aspetto, dove vengono realizzati tantissimi videotape, ne vengono organizzati oltre 100 tra il 74 e l'82 e quindi la Galleria del Cavallino insieme ad Art Tape 22 a Firenze di Maria Gloria Bicocchi, attivo dal 72-73 fino al 76, e insieme al Centro di Videoarte a Ferrara diretto da Lola Bonora dal 72 al 94, uno dei centri più importanti di produzione di videotape. Allora in questo caso diventa interessante dal punto di vista della galleria capire come in questo caso la galleria, abbiamo visto, si presenta e presenta comunque nomi importanti, il gruppo Cobra, Hansa Artung, si apre comunque e presenta anche artisti legati alla Galleria del Cavallino, ma inizia anche questa avventura nel mondo della videoarte, un'avventura che all'inizio viene compresa pochissimo ed è ultimamente invece oggetto di tantissimi studi e di una grandissima riscoperta. Ricordiamo che ai video del Cavallino partecipano tutti gli artisti più importanti che gravitavano intorno alla galleria, quindi Guido Sartorelli, Paolo Patelli, Michele Sambin, Piccolo Sillani, Claudia Ambrosini, Giva Kraus, Luigi Viola, Paolo Fassetta e anche Giovanni Soccol, che realizza un unico video ma molto particolare, ma è interessante perché anche artisti che chiaramente di vocazione sono pittori sperimentano, comunque c'è la possibilità di sperimentare comunque questo nuovo mezzo, no? E in galleria poi non mancano a volte anche, vengono organizzate delle performance, quindi la galleria riacquista un luogo di cultura che si adatta ai tempi. Allora non è più l'incontro sulla letteratura, ma venivano proiettati dei film, c'erano serate dove venivano proprio dedicate al cinema, serate dedicate alla presentazione dei videotape, ci sono performance, ci sono i video, la galleria torna ad essere un centro, e qui è stata la grandezza di Paolo e Gabriella, che hanno saputo portare avanti l'eredità di Carlo Cardazzo e adattarsi ai tempi e quindi far sì che il Cavallino tornasse ad essere un luogo dove la cultura veniva prodotta, dove l'arte veniva prodotta, non solo un luogo di presentazione di opere d'arte. Moree. Si aprono anche ad altre possibilità, questo ho messo soltanto alcuni esempi perché viene presentata anche ad esempio la Mola Art degli Indios Cuna dell'Istmo di Panama, e quindi con uno sguardo anche a un'arte, se vogliamo, possiamo considerarla quasi primitiva. Cornelia Ventura, un'attenzione anche per le donne artiste, nel 1977 viene organizzata questa American Woman Artist e quindi una novità assoluta per il pubblico veneziano, un'attenzione poi per i maestri che ormai consacrati ma andavano anche in un certo senso recuperati negli anni '80, e quindi abbiamo Andy Warhol che torna in più di un'occasione, David Hockney. E poi anche qui un interesse, abbiamo visto Cardazzo per la letteratura e qui abbiamo un interesse anche invece per lo sguardo sul teatro, e quindi abbiamo registi teatrali, attori che sono anche artisti, e quindi questa mostra di Tadeusz Kantor importantissima nel 1982 o la mostra di Robert Wilson, Bob Wilson nel 1983. Un interesse sempre, diciamo un po', se vogliamo, per l'Est, per la Polonia nella fattispecie, quindi cercare di individuare anche i luoghi. Se, diciamo, la tendenza della Galleria del Cavallino negli anni 70, primi anni 80 è quella comunque di rivolgersi all'attenzione artisti americani e artisti britannici, soprattutto, io sto parlando in questo dello sguardo internazionale, qui invece abbiamo uno sguardo verso la Polonia. È interessante vedere che nell'86 viene presentata l'opera di Tarasiewicz, no? Artista che espone più di una volta alla Galleria del Cavallino e esporrà anche nel 2001 quando sarà chiamato a rappresentare il padiglione della Polonia alla Biennale di Venezia. Nel 2001 la Biennale di Venezia lo invita come rappresentante proprio del padiglione, ma dobbiamo ricordare che nell'86 già la Galleria del Cavallino aveva presentato la sua ricerca, in questo caso giocando di parecchi anni d'anticipo rispetto a un riconoscimento. Allora sono cambiati i tempi, prima era Morandi che Cardazzo comprava, no? E ancora non era stato riconosciuto e bisogna aspettare che poi riceva il premio alla Biennale nel 48 perché venga riconosciuto come un grandissimo artista. In questo caso abbiamo Tarasevic che arriva a Venezia, diciamo quasi sconosciuto, nell'86 e nel 2001 viene invece consacrato alla Biennale perché gli viene affidato il padiglione, cioè lui rappresenta il padiglione della Polonia. Tra le ultime mostre, riguardo sempre al panorama britannico, Sutherland nell'87 e Jose Čuha, che invece è un artista sloveno, nel 93, e siamo negli ultimi anni della Galleria del Cavallino. Per chiudere velocemente volevo presentarvi soltanto come esempio, il rapporto che si poteva instaurare tra una galleria e un artista. È il caso, ad esempio, di Guido Sartorelli, no? Anche lui purtroppo scomparso qualche anno fa, però recentemente ricordato perché il suo archivio è stato donato alla Fondazione Bevilacqua alla Masa e hanno fatto una serata in cui hanno mostrato alcuni suoi video. Qui abbiamo proprio uno spaccato un po', abbiamo Paolo Cardazzo, se vi ricordate la foto che abbiamo visto nel 74 a Motovun, qui in una veste più da gallerista, quindi diciamo molto elegante. Abbiamo poi a fianco Guido Sartorelli, Michele Sambin e Piccolo Sillani, Mario Sillani, tre artisti che quindi sono stati legati alla galleria. Volevo ricordare, per darci un po' lo spirito anche della Galleria del Cavallino in questi anni, proprio un ricordo di Guido Sartorelli che dice, scrive: ma era soprattutto il Cavallino che fungeva da punto di ritrovo e di lavoro per i giovani impegnati in linguaggi innovativi. Ci si incontrava la sera, come era tradizione nelle epoche precedenti, tra generazioni diverse. Ricordo Bacci, Morandis, De Toffoli, Gaspari, la Gasparini e poi appunto Perusini, Patelli, Viola, Soccol, Ambrosini, Costalonga, Ovan, Fassetta, Teardo. Talvolta da Trieste veniva Sillani e da Padova Michele Sambin, il più giovane. È interessante questo ricordo perché voi vedete che la Galleria del Cavallino, Paolo e Gabriella, mantengono una tradizione con gli artisti anche della generazione passata. E dov'è che si incontrano tutti? Negli spazi della Galleria del Cavallino. Quindi immaginarci, non so, appunto Ambrosini, Costalonga che dialogano con Morandis, Bacci, De Luigi, era proprio cercare di mantenere vivo un tessuto culturale della città tra un dialogo, confronto, scontro, quello che è, ma l'importante è che ci sia sempre un rapporto tra generazioni successive e la Galleria del Cavallino permetteva questo incontro. Naturalmente con noi c'erano Gabriella e Paolo Cardazzo, molto spesso impegnati nei lunghi viaggi, le assistenti da prima Giva Kraus e poi Maria Gentile. Tra i critici e studiosi era assiduo Marchiori e poi Toniato, Franca Lanci, Chico Bondi, Carlo Montanaro. Non è che si facessero discorsi molto difficili, ma era una simpatica consuetudine quella di trovarsi alla sera nella Galleria del Cavallino. Al Cavallino in quegli anni abbiamo potuto vedere, grazie alla collaborazione della Galleria con Finstudio di Roma, delle cose di rilievo come i film di Duchamp, Richter, Buñuel, eccetera. Un momento di scambio era quello delle inaugurazioni, passavano artisti internazionali molto importanti. Ricordo a braccio negli anni 70 le personali di Robert Indiana, Dada Maino, il gruppo Cobra, Richard Smith, Joy Tilson, Edward Ruscia, le opere grafiche di Jim Dine e quelle molto grandi di Andy Warhol e molto ancora. Erano ottime occasioni per conoscenze dirette. Ecco che Guido Sartorelli nel suo ricordo ci dà proprio lo spirito della Galleria del Cavallino. Ci si trovava la sera, si discuteva, magari non erano poi discorsi ai massimi livelli, ma era il modo di entrare e di rimanere in contatto, cosa che adesso è diventata sempre più difficile. Queste sono le foto dell'inaugurazione della prima mostra che Guido Sartorelli tiene alla Galleria del Cavallino. Ed è questa, quel che lui ci ha appena raccontato. Noi abbiamo Guido Sartorelli e Giuseppe Marchiori. Giuseppe Marchiori scrive il testo di presentazione della prima mostra di Sartorelli alla Galleria del Cavallino nel 71. Quindi Giuseppe Marchiori, che era stato il critico del Fronte Nuovo delle Arti e quindi critico militante, eccetera, ecco che presenta la mostra di un giovane. Quindi ci si fa ci si appoggia a un critico ormai, diciamo, maturo, non più, diciamo, che ancora però ha voglia di presentare le opere di un giovane e quindi di essere ancora in questa occasione come un critico militante. Noi vediamo Perusini, Costalonga, Teardo, cioè quindi come proprio l'occasione soprattutto dell'inaugurazione. Ah, ma non... Sì, no, dovrei tornare a... Vi ricordate la foto che vi ho mostrato prima della Galleria del Cavallino in Frezzeria? L'inaugurazione avveniva dentro e chiaramente, come Venezia permette anche questo, avveniva poi fuori e continuava per le calli, per la città, eccetera, eccetera. Nel 71... Quindi Sartorelli presenta questa sua ricerca, che era una novità assoluta, perché lui fino a poco prima dipingeva come un pittore espressionista, sembra incredibile ma è così. In questo momento cambia letteralmente indirizzo e si pone invece proprio un problema sul fare pittorico, quindi diciamo prende un indirizzo quasi di carattere concettuale, proprio di analisi e poi di sintesi, che appunto contraddistingue poi tutto il suo percorso. Questo è l'allestimento all'interno della Galleria in Frezzeria. Sartorelli torna poi appunto con una mostra del 76, Analysis, dove propone proprio delle tavole legate a questo discorso sulla superficie pittorica e presenta anche dei video che aveva realizzato per il Cavallino. Nel 78 lui fa un video molto interessante che dura poco e vorrei mostrarvelo, che si intitola Analogie, dove cerca di tracciare una storia dell'arte partendo da questo mosaico che è una testa di imperatrice bizantina, per arrivare al pointillismo di Paul Signac. Vediamo se parte. Il sonoro è un fruscio nel momento in cui l'opera, lui sfrutta l'idea dell'immagine televisiva che è fatta di pixel, così il mosaico è fatto, diciamo, anche questo da tessere, e così la pittura di Paul Signac è fatta da punti di colore. Quindi abbiamo questa immagine che piano piano si disfa e... Chiaramente in questo caso il videotape, il video è usato anche, ma perché Guido Sartorelli intendeva anche questo come riflessione proprio sul fare arte, no? Quindi non ha un aspetto narrativo, è soltanto giocato sull'immagine e con un salto, diciamo però temporale, dal mosaico all'opera di Paul Signac, bianco e nero chiaramente, che non c'era la possibilità di farlo a colori questo video, ma giocando su questa immagine che si distrugge, diventa soltanto dei pixel, una sorta di tempesta quasi magnetica, e poi si ricompone nella pittura di Signac. Quindi un video che dura molto poco, però io lo trovo di grande poesia e anche di intelligenza nel presentare questo passaggio. Aspettiamo la fine, se no non riesco ad andare avanti. Nel 1982 fa una mostra insieme a Cristiana Moll di Ravenna e presenta, diciamo, le forme della città. In questo caso Sartorelli ragiona proprio su, aveva già fatto diversi lavori incentrati sull'analisi della città. In questo caso lui proprio parte da alcune immagini che dovrebbero poi collegarsi a quelle parole che vengono elencate all'inizio, quindi potere, apologia, travestimento, modulo, e quindi da presentare la città come luogo e come spazio che può rappresentare quei concetti che sono puntualmente elencati con un operare molto preciso che appunto era tipico di Guido Sartorelli. L'indagine sulla città, in realtà sono diverse mostre che vengono organizzate in questi anni, ma diventerà poi uno degli elementi fondamentali della ricerca artistica di Guido Sartorelli. Nell'87 il Palazzo della Follia, quindi lui lavora con la fotografia, poi le fotocopie, con una griglia molto precisa dove lui identifica dei particolari, poi va e quindi usa i frammenti per ricomporre un'unità, un'unità costruita proprio attraverso questa griglia e quindi con un'operazione molto che non lascia scampo a grandi interpretazioni ma molto precisa nel suo darsi e nel suo proporsi, no? E questo poi porta anche alla mostra del 92 intitolata Reportage, dove appunto lavora sulle città e presenta queste opere in particolare, no? E volevo arrivare al 2003. Nel 2003 abbiamo una situazione particolare, nel senso che per le edizioni del Cavallino escono queste 4 raccolte di immagini intitolate La mia Europa. Sono delle immagini a formato cartolina dedicate a 3 città che Guido amava in modo particolare, erano Siviglia, Milano, Berlino e Parigi. In questo caso però questi frammenti rimangono frammenti perché le città sono divise per colori e quindi sono queste 4 città, però dopo è lo spettatore o il lettore in questo caso, visto che parliamo dell'edizione del Cavallino, che può comporre la sua griglia, comporre i suoi rapporti utilizzando le immagini come più gli piace. Quindi è interessante vedere come Guido Sartorelli da una immagine precisa e fissata da lui, che non dà scampo a modifiche, alla fine nel 2003 dà gli strumenti al lettore, spettatore, al pubblico per comporre lui, diciamo, liberamente la sua città, la sua Europa. Quindi le immagini possono essere affiancate a caso e quindi possiamo avere infinite combinazioni, quindi una libertà assoluta. E proprio con questa immagine che ci permette, soltanto io ho preso 4 di queste immagini, le ho messe vicine, le ho fotografate, le combinazioni possono essere veramente infinite, quindi un po' sembra come si può dire, un gioco che non ha mai fine, quindi posso anche moltiplicare, io ne ho messe soltanto 4, ma ne potevo mettere anche molte di più. E proprio con questa idea di Guido Sartorelli nel 2003, indirizzata verso l'apertura e la, come si può dire, partecipazione, io chiudo il mio intervento ricordando che proprio l'apertura, la partecipazione e la grande libertà ha caratterizzato la storia della Galleria del Cavallino. Grazie. Grazie Giovanni, così alla fine ci hai dato la risposta alla provocazione che avevo fatto io leggendo appunto quell'articolo. Naturalmente la tua esposizione è stata un affresco pieno di informazioni, di particolari, di ricordi attraverso proprio l'ottica della Galleria del Cavallino e di questi personaggi che l'hanno tenuto vivo. Se c'è ancora qualche minuto, se c'è qualche domanda nel pubblico, dal pubblico. Bene, allora noi ti ringraziamo e a me spetta di ricordare che il prossimo mercoledì, invece che nell'ottica dei mercanti, passiamo invece all'ottica delle istituzioni, così come appunto recita il titolo Il contemporaneo a Venezia nella seconda metà del Novecento, artisti, istituzioni e mercanti. Oggi abbiamo visto tutto di più attraverso i mercanti illuminati, e invece mercoledì prossimo Elisa Prete ci parlerà, ci farà una relazione attorno alla Biennale del 64 fuoricampo veneziano, e quindi abbiamo un'ottica diversa da quella che abbiamo trattato oggi. Grazie. Bene, grazie a tutti voi.